dico sempre, forse non devo vedere più niente nel calcio, ma non mi sorprendo, perché ne continuo a vedere sempre di più, io le definisco esilaranti, no? Anche perché sono cambiati i mezzi di informazione, è cambiato proprio tutto il sistema e di conseguenza, dando spazio ai social, a tutti questi qua, notizie false che diventano cassa di risonanza, social usate pro domo di chi vuole fare danni, di tutto e di più. Chiaramente diventa non facilissimo. Se non ti crei gli anticorpi interni, no? Gli anticorpi interni a queste situazioni. Ma purtroppo noi gli anticorpi interni non siamo riusciti ad oggi a crearli, non noi come Catania, voi. Voi. Perché se mettiamo il Catania in seconda battuta e diamo spazio agli sciacalli, diamo voce agli sciacalli, vuol dire che non ci abbiamo capito granché. Se do spazio, qua io sono riuscito a vedere in questi ultimi giorni, che un rappresentante della sicurezza è andato su tutti i giornali e su tutte le televisioni. Ma non vi vergognate. Non vi vergognate. Senza sapere nulla. Senza sapere nulla. Quelle società, trattasi di società inventate letteralmente e supportate dal calcio Catania. Società che sono arrivate ad avere un potere pazzesco. Società che solo nei 4 anni che non ci sono stato io, qua, fra sicurezza, Torre del Grifo, eccetera, 700-800 mila euro di contratti annui, 3 milioni e tanti. Zio porco, e non si vergogna chi scrive, senza offesa. L'abbiamo subita, quella decisione l'abbiamo subita, non l'abbiamo creata. Dall'oggi al domani, 3 giorni prima della partita, abbiamo ricevuto un messaggio di dimissioni dall'incarico e non abbiamo fatto né polemica né nulla. Ci siamo solamente rimboccati le maniche per cercare di mettere in piedi un servizio di sicurezza che potesse garantire lo svolgersi degli eventi. Non avevamo messo in conto che la partita contro la Sicula Leonzio ci sono stati chiesti 30 steward, mentre invece la partita con la Casertana, valutazioni più o meno giuste, ognuno ha le sue, è stata ritenuta una partita ad alto rischio e di conseguenza ci sono state chieste 105 steward. Noi ne abbiamo procurati 37 con 20 vigilantes ulteriori e 20 ausiliari. Quindi un totale, anche se i vigilantes e, questo mi preme dirlo, e gli ausiliari non avevano il giusto titolo, va bene, un totale di 77 persone. Una partita, badate bene, che era stato chiesto anche la vendita, la non vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caserta, è vero o no? Quindi praticamente si presupponeva pubblico quasi zero da parte della casertana. Però io non entro in queste determinazioni. Evidentemente è stato ritenuto così. Noi abbiamo fatto l'impossibile. Abbiamo contattato le sicurezze di Palermo, Trapani, Messina, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, i responsabili delle sicurezze di tutte queste città e tutti purtroppo erano impegnati. Noi la partita la volevamo fare certamente a porte chiuse, che poi è diventato motivo
che come al solito, no? Ci si arrampica, no? E si diventa tutti quanti paladini, non so di che cosa. Alla partita si è attaccato anche il signor sindaco. Io non ho fatto polemica col sindaco, il Calcio Catania non ha fatto polemica col sindaco. Il Calcio Catania ha solamente risposto a un comunicato che in quel momento a noi è sembrato inopportuno. Abbiamo dato la nostra disponibilità a qualsiasi incontro. A qualsiasi incontro. Va bene? Però non potevamo non chiarire determinati punti. Se si vuole dare un aiuto, e l'aiuto lo si dà, invece anche l'amministrazione, il comune in questi 3 anni ha goduto del Catania. Il Catania ha pagato, che ne dica il signor sindaco che parla solo dei 1500 più IVA di affitto al campo, ma dimentica, forse distrattamente, i 10.540 che paghiamo ogni mese per la pubblicità, per 10-11 mesi, tiratevi il conto quanti sono, i conti li faccio fare a voi, più i 1.800 a partita che facciamo per 20-25 partite, tiratevi il conto quanto fa. Più in tutto questo lo stadio consegnato fatiscente di ogni cosa. Noi dobbiamo pensare alla pulizia e l'impresa di pulizia ci costa 20-30 mila euro all'anno. Noi dobbiamo pensare al manterboso, manterboso che guarda caso su questo manterboso che noi facciamo, noi Catania paghiamo 90 mila euro l'anno, ci vanno i comunali, ci vanno le partite amichevoli, le partite del beneficenza, ci vanno tutti quelli che ci devono andare, ma il manterboso lo fa il Catania però. Il gasolio lo mette il Catania, quindi se queste partite si svolgono in notturna è il Catania sempre che fa, il Catania, il Catania. E allora io non posso accettare che si debba fare della politica. Il Calcio Catania non ha bisogno di politica, il Calcio Catania ha bisogno di aiuto. E l'aiuto deve essere fattivo, non chiacchiere. Si rompe un pop-up e toccherebbe al comune comprarlo. Se non lo compra il Catania, non si compra il pop-up. Il pop-up è l'innaffiatore. E se noi abbiamo seminato 9.000 kg di seme e i pop-up sono guasti e non diamo l'acqua, si brucia tutto il seme e il Catania ha dovuto seminare 2 volte. Queste cose però non le scriviamo. Giustamente noi dobbiamo dare spazio al sindaco, giusto? Il sindaco è che secondo me non le sa nemmeno queste cose, ma io dico che le sa. E allora, aiuto si vuole dare. Io ti gestisco lo stadio, ma non mi sembra corretto e giusto che il Catania paghi. Se questi 930-940 mila euro in 3 anni dati io li avessi messo nel monte debiti, e forse a quest'ora sarei a meno 3, non a meno 4. E c'erano tutti i crismi per poterlo fare. Quindi ci apriamo la cosiddetta pancia, la cosiddetta bocca, no? Bisogna però dire esattamente. Ora io.